il crociera, io non ci dovevo venire. È vero che io dico sempre di no, ma questa volta ho ceduto. Sandra si era fissata con la crociera. Ah, che errore tremendo, perché le crociere di solito sono rilassanti, ma questa qui che sta per cominciare, no, vedrete, è successo di tutto. Guardate questi due, madre e figlio, li guardate, me ne hanno fatte passare di tutti i colori. Fermateli, non fateli salire, mannaggia la miseria, non fateli salire, a vederli così carini, premurosi, voi direte chissà come... Ma che? Benvenuti sulla nostra nave orchestra, la crociera nel Mediterraneo. Nel nostro viaggio toccheremo i porti di Barcellona, Lisbona, Palma di Maiorca, Palermo, Istanbul, Atene, Napoli... Ma come mai hai portato tutte queste valigie? Raimondo, sei noioso. Sarò anche noioso, ma tu dove pensi di andare? Ma dove vuoi che stia andando? In crociera, dalle no? Dalle valigie direi che stai partendo per sempre. Ti piacerebbe? No, Sandra, cosa dici? Per carità, Mi piacerebbe sì, Signori Vianello! Che piacere! Per me e per il comandante Giansanti è un onore accogliervi a bordo della nostra nave. Grazie, come gentile. Vi accompagno nella vostra suite, così vi mostro la nostra, anzi, la vostra nave. Ne facciamo anche a meno, perché la nave la conosciamo già. No? Ah, sì. Prego. Ma ditemi, com'è che conoscete già la nave? Perché 12 anni fa abbiamo fatto la stessa identica crociera. Purtroppo. Ma che bella, modernissima. Bella piatta proprio. Piatta? Sì. Sì, la TV dico, è bella piatta, bella. Ah sì? Sai che io parlavo della nave? Ah. Ma non avrei mica intenzione di restare tutto il giorno qui a guardare questa roba qua, eh? No, tutto il giorno no. Tutti i prossimi giorni. Ah, sì? Sta per cominciare il torneo di calcio quadrangolare degli Emirati Arabi. Ah sì? Ma come funziona questa cosa qui? Io vado a fare un giro. Sì, vabbè. Ma porca miseria, ma è possibile? Ma come funziona questo? Niente. D'accordo. Arrivederci. Signora Sandra, che piacere averla qui. Benvenuta. Io sono Giulia, la responsabile del centro benessere. Ed ecco Nicoletta, la nostra istruttrice di yoga. Piacere. Piacere mio. Vedrà che insieme faremo un mucchio di cose. Ah, io voglio fare tutto, massaggi, fanghi, ginnastica, 1, 2, 3. E qui abbiamo anche le terapie dolci. Ah sì? Ecco, le terapie dolci le voglio proprio, perché voi capirete che ne ho proprio bisogno. Perché la dolcezza in casa mia non ci abita. Sì. Sì, ho capito, bisogna accendere il decoder, ma questo decoder dove accidenti sta questo decoder? Eccolo lì, niente da fare, non funziona. Qui la partita sta per... Niente da fare. La partita sta per cominciare, porca miseria. Ah, marinaio. Signor Vianello, che piacere vederla. Comunque io sarei Carlo Giansanti, il comandante di questa nave. Sì, vabbè, non ha importanza. Senta, non come volevo non dire questo, che nella mia cabina la televisione non funziona, è rotta. E tra poco comincia la partita. Allora manderò subito qualcuno. Lei però, se intanto vuole andare al secondo corridoio a sinistra, c'è la sala TV. Stia tranquillo, signor Vianello, che il comandante è sempre il miglior amico dei passeggeri. Ah sì? E sa qual è il mio miglior amico? Quello che mi fa vedere la partita. Certo. Partita! Madonna mia, scusate, vado a vedere la partita in cabina. La partita! Oh! La partita!
Zeta! Zeta! Può aprire, Zeta! I giocatori sugli esterni della squadra dell'Athletic che qui si difende, il tentativo del Wydad, poi... tentativo di sfondamento, poi chiudono... Ah, non me la fai vedere! E io la guardo lo stesso, la guardo! Zaccaria che porta palla, la testa, il pallone in verticale, c'è lo spazio per andarsene con... Difensori del Wydad, palla che torna. Ma che è impazzito! Con l'attacco dall'altra parte, sulla destra, con. Ma che sta facendo? Dio mio! Aspetti! Slimani, no! Poi palla sulla destra, la sua posizione, il tipo di cross. Libera questa un po' fatica, pausa. La messa lontana dalla propria area di rigore. Ma c'è... Si rega qua! Ma non c'è nessuno! Oddio, ma cosa fa? Ma è impazzita! Oh! I brutti momenti passano! Lei non si deve buttare giù! Ma quale buttarsi giù? Mi tiri su, direi piuttosto! Sto per cadere! Anch'io ho tanti problemi! Sapessi quanti problemi ho! Ma non vuole sapere quanti problemi ho? No, no, io voglio essere tirato su! Voglio essere tirato su! Io ho un figlio! Ho un figlio! E non so chi è il padre, capisce? Sì, e sa a me quanto me ne frega! Ma ci pensa sua moglie? Se ci penso mi butto davvero proprio! Mi sollevi, su, forza, mi sollevi! È mezz'ora che sto cercando di sollevarla! Forza! Di rigore, ecco. Piano! Oddio mio! Ci abbiamo fatto! Numero uno! Piano! Ecco, ecco così! Così! Ma lei è proprio una pazza! Ma come una pazza? Gli ho salvato la vita! Dischetto il destro! Gol! 1-0 goal! Per la Raja Club Atletica! Gol! Che porta in avvantaggio! Ma segnato! Ah, buongiorno signora, ho finito. Ah, finito? Sì, il televisore era a posto. Suo marito doveva solo ricordarsi di accendere il decoder. Allora vado a cercarlo. Lo sa, signor Vianello, che noi ci siamo conosciuti un po' di anni fa, più o meno? Sì, sì, guardi, mi conoscono in tanti in Italia. La vita è un dono meraviglioso. Lei non deve prenderla così. Ma guardi che forse lei non ha capito, lei. Non... Saliti per appoggiare. Che c'è? Si sente male? No, no, è simulazione, capito? Simulazione. Lo so. Tutti quanti abbiamo attraversato dei momenti difficili. A tutti è capitato di avere un momento in cui sente di non avere via d'uscita. Io sono pratica di queste cose. Guardi, non ne dubito. Lo sa che è un figlio? Ah, sì, me l'ha detto prima, mentre ero giù, sì. Ma a me non è che questo... capito? Sapesse quanto è difficile crescere un figlio senza poter dire a questo bambino, ecco, questo è tuo padre. Ah! Ma mica per questo io la faccio finita, Non la fa finita? La vita ci impone di lottare, di resistere, di combattere. Ed eccomi qua, e non è ancora finita! Fine primo tempo. Che bello! Sì. Il primo tempo della vita. Lei è un poeta. Beh, io se non le dispiace... Sì, va via. Si sente meglio? Sì. Allora, se non le dispiace... Ecco, le aggiusto un pochino la cravatta perché mica può andare in giro per la nave così. Ma lei invece è libera di girare. Io posso andare. Senta. Respiri. Ah, come si sente? Ripete insieme a me. Il pigliaie! La vita è un dono meraviglioso! Mi viene un'altra cosa. Quadrato. Ah! L'hanno rimesso a posto, Ecco qui, l'hanno messa a posto. Questa è la sintesi del primo tempo. Non sono riuscito a vedere niente. Hai visto qualcuno mentre eri fuori? Zitta, fammi sentire che... Scusa, basta rispondere. Se ho visto? No, non ho visto. No, non ho visto nessuno. Sicuro? Sì. Allora, cosa hai deciso? Vieni in città? Non ci penso nemmeno. Fai come vuoi. Stai pure qui a marcire, amore. Oggi ho da guardare la bellezza di ben due avvenimenti sportivi. Io vado a vedere le bellezze di Barcellona.
Dai, Sandra, è aperto! Signor Vianello, la desiderano urgentemente in infermeria. Urgentemente? In infermeria? Oh, porca miseria. C'è un avvenimento sportivo. Angela, Angela, tu nonostante la fascia dura, hai sempre le gambe più belle della nave. Meno male che ci sei tu, che mi risollevi un po' il morale. Luca, Luca, non cambi mai. Nemmeno tu cambi mai, anzi, sei ancora più affascinante. Beh, abbiamo finito? Abbiamo finito. Ma a me mi fa ancora un po' male. È normale. Vieni, vieni. Vieni, dai, ti aiuto io. Grazie. E lo so, è fastidioso, ma assolutamente non devi poggiare la gamba, eh? Adesso ti faccio portare una sedia a rotelle. Una sedia a rotelle? Eh sì, Angela, non devi poggiare il piede assolutamente. Ma come faccio? Dai, poi ti controllo io domani. Ma guarda chi c'è. Il nostro ospite più illustre. Signor Vianello, sono Luca Gressi, il medico di bordo. Molto piacere. Senta, mi ha fatto chiamare. No, l'ho fatta chiamare io. Le devo parlare. Va bene, allora vi lascio soli. Grazie, Luca. Signor Vianello, è stato un piacere. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. E allora? Vede. Cosa le è successo? Mi sono slogata a una caviglia, sono caduta dalle scale. E ora lei mi deve aiutare. Ma io non vendo caviglie usate. Raimondo, io ieri le ho salvato la vita e ora lei deve salvare me. Guardi che per essere giusti, ieri io, per chiarire la cosa che... No, è una cosa importante, non ci deve ascoltare nessuno. Raimondo, lei deve scendere a terra e deve andare da Juan. Io devo scendere a terra e andare da Juan? Juan è un uomo spagnolo che vive qua, a Barcellona. Io l'ho conosciuto 12 anni fa, col quale ho avuto una storia. Una storia? Con Juan? E che storia? Ma una storia d'amore, o perlomeno credevo fosse tale. E Juan potrebbe, dico potrebbe, essere il padre di mio figlio Pietro. Come sarebbe? Shh, buongiorno, che bella giornata. Ma come potrebbe? Come sarebbe? Potrebbe? O lo è o non lo è, no? Una donna lo sa con chi è. Ha ragione, signor Raimondo, ma io deve sapere che quell'estate di 12 anni fa ho avuto un periodo un po' pazzarello. E ho avuto anche un'altra storia. Con lui. Louis Jouvet, un avvocato francese che vive a Palma de Mallorca. Complimenti per le sue numerose attività, eh. Però non capisco io cosa... Ma lei mi deve aiutare. Eh sì, perché uno dei due è sicuramente il padre di Pietro. Lei mi deve aiutare, deve assolutamente recuperare il DNA di Juan. Ma io come faccio con questa caviglia? Come faccio? Signor Raimondo, la prego, piano piano. Sì. Noi dobbiamo essere complici. Le propongo un'avventura meravigliosa. Lei mi aiuterà, è vero? Ma lei si rende conto di quello che mi chiede? Io vado da questo Alonso. Juan. Vabbè, Juan, Raul, o Zubizarreta lì, come diavolo si chiama. Vado lì e dico, piacere, sono Vianello. Lei sa cosa deve fare? Lei deve fare l'esame del DNA. Sì, perché 12 anni fa lei ha avuto un'avventura. Ma guardi, Raimondo, che è molto più semplice di quello che sembra. Basta che lei gli prenda un capello senza dirgli niente e lo porti al laboratorio di genetica. Ecco, qui ho tutti gli indirizzi. Ma come li dirigi? Ma come lo porta al laboratorio? È tutto semplice. Ma su, lei è una brava persona e potrà aiutarmi. In fondo l'ho salvato la vita, no? A me? Certo, in cambio le chiedo un capello. Un capello. Sandra! Ciao! Vieni. Scusi il ritardo. Ma per carità, grazie per accompagnarmi. Buona giornata. Lo faccio con piacere. Ho sempre desiderato fare un giro a Barcellona. Anch'io, ma con quel musone di mio marito. Non c'è speranza. Sai che non si muove da quella cabina neanche con una cannonata. Sandra, ma è sicura di quello che dice? Certo, perché? Guardi lì. Hola, buenas. Ecco, io dovrei andare a questo indirizzo. C'è un problema? Non c'è problema. Se
Violetta, mi raccomando, non lo perda di vista. Tranquilla. Non lo perda, puerda, capito puerda cosa vuol dire? Tranquilla. Tranquilla, sempre tranquilla. Ma dove starà andando? Adesso lo scopriremo. Quell'uomo lì è un mascalzone, non mi fido. Ya estamos, esta es la cervecería de Juan. ¿Cuánto debo? Son 10 euros, caballero. ¿10 euros? Sí. Si fermi, si fermi. Io voglio proprio vederci chiaro. Io di quell'uomo non mi fido, non mi fido. Señor Juan, hai pedito 2 pulpo alla gallega. Cara tu! Oh, es que yo soy ocupado. Cambio, le chiedo solo un capello. Porcaccia, miseria. Papà, papà, puoi risasare la cruenta alla messa numero 3? Tengo che servire la numero 2 e la numero 6. No, soy tu servienta. Aprendi a pagare una vez por todas, eh? Siéntese. Te lo juro, tienes que creerme, ¿verdad? ¿Eh? Ecco qua. Ah. Sì. Dígame. Dunque io... Ecco, non saprei cosa prendere, signor Juan. È italiano, eh? Italiano, sì. Giovole italiano. Qui però non abbiamo pasta, solo le specialità spagnole. E cosa mi consiglia allora? Se te ne abbiamo 20, 30, vuole che le dico tutte? Le nomino. Salpicón de mariscos, tortillas de patata. Cosa fa seduto lì? Forse ha un appuntamento con qualcuno. Ho capito. Ma con chi? Gambas alla plancia, queso manchego, jamón serrano. Una birra, grazie. Una birra. Bueno, quale? San Miguel, Mou, Sol, Cruzcampo, Águila, Dos Equis. La prima che ha detto. La prima. E tutto sto casino per una birra, per una cerveza. Sì. Ehi, ragazzo, scusa. Dígame, tu sei italiano, verdad? Sì, io sono italiano. Sì. E tu parli italiano? Sì, me l'ha insegnato mio padre, Juan. Voglio sapere se tuo padre è sempre così gentile o io oggi ho trovato un giorno fortunato. E se sempre sì. Sono 20 anni che mia mamma e io lo sopportamos. E quella è tua mamma? Sì, sì. Quindi i tuoi genitori si sono sposati 20 anni fa? Sì, certo. Però non se lo ricordes a mia madre, se no se vuelve isterica. Diventa nervosa. Sì, nervosa. Sì. E beh, ma sa, anch'io sono sposato da più di 40 anni. Oh, Ma cosa fa? Cosa dice? Camarero, por favor. Scusa, che sei già? Dove va adesso? Senta, signora Juan. Che vuole un'altra specialità spagnola? No, io vorrei parlarle di una specialità italiana. Si chiama Angela. Angela? Sì. 12 anni fa, no? Sì, sì. Le dici qualcosa? Può essere, allora? Angela, 11 anni fa, ha avuto un figlio. Che c'entro io col figlio di Angela? A chi ho un figlio, allora? E anche una moglie. E vuole che parli con sua moglie di... Parla con me. Angela vuol sapere se lei è il padre di suo figlio. No! Ti aspetti? No. Lei deve fare l'esame del DNA. Io? Sì. L'esame del DNA non se ne parla proprio, nada. Chiederò consiglio a sua moglie. Perché? Eravate già sposati quando lei ha avuto l'avventura con Angela, no? Poco. Signora! Aspetta. Signora! Amor, mi corazon. Oh, bonita. Visto? Un piccolo prelievo ed è fatta. Angela si farà viva solo se l'esame... sarà positivo. In gamba! Ma Raimondo che cosa è andato a fare in un laboratorio genetico?
Ma? Tra 2 o 3 giorni, quando saremo a Lisbona, arriveranno i risultati delle analisi. Ho preso degli accordi telefonici. Sì, però io vorrei dirle una cosa. Io vorrei restarne fuori adesso. Perché io mi sono sdebitato in un certo senso andando da qua. Però adesso basta. Ha ragione, grazie, grazie. Senta, una curiosità. Come mai ha fatto passare 12 anni prima di iniziare questa indagine? È vero, ma sa, per me la cosa più importante è e sarà per sempre Pietro. Ma adesso è lui che vuole conoscere il padre. E io farei tutto per mio figlio. Ragazzi, ragazze, ve l'ho detto, per me nasconde qualcosa. Sì, ma tu non gli hai detto niente? Le ho fatto delle finte domandine, proprio così, innocenti, a inganno. E lui? Niente, era evasivo, era sfuggente, sai cosa vuol dire? Sfuggente. Se pensi che Raimondo ti nasconda qualcosa, lo devi affrontare. Glielo devi dire in faccia, ti ho visto andare lì e lì. Che cosa ci sei andato a fare? Se ha la coscienza sporca, è pronto a negare fino alla sua morte. No, no, io devo scoprirlo da sola. Un gruppo di animatori organizza tornei di carte per tutte le età. Giochi, gare, aerobica, acquagym e spettacoli. E non dimenticate lo yoga al tramonto. Dottore, mi fa male una gamba, quando mi visita? Dottore, io ho la schiena indolenzita. Avrei bisogno di un massaggio, lei che dice? Ragazzi, non fate così, lo sapete, dobbiamo prendere un appuntamento e poi una per volta faremo... Perché non tutti e tre insieme? Ma sì, dai! Beh, vediamo, vediamo. Chiamate per l'appuntamento. Chiamate. Signor Raimondo, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Scusi, una curiosità. Sì. Ma lei come fa ad avere tanto successo con le donne? No, perché siccome anche io un pochino... Cosa vuole che le dica? È una dote naturale. Io do le medicine, ma la medicina che preferisco sono proprio loro, le donne. Beato lei. D'altra parte sono venuto a fare il medico di bordo proprio per questo, perché la nave è un posto eccezionale per le conquiste. Sì, basta non venirci con la moglie, però. Ma ci sarebbe un segreto, basterebbe non averla la moglie. Ah, certo. Senta, no, non che mi interessi, ma proprio un fatto di curiosità così. In tanti anni di crociere, quante donne più o meno ha avuto? Adesso proprio non dico proprio... 356. Sì. No, dicevo, quante donne può aver avuto? 356. Non è esagerato, no? No, no, sarà no. Un po' di meno. No, 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 è così, no, no, è così. Se ci faccio 6, proprio montate. Sì. Magari qualcuno di meno. 350. No. 355? Ieri erano 355, ma oggi sono 356. Sì. Ah, ieri e oggi già. Ma come fa a ricordarselo? Non questo ultimo, ma. Raimondo, questo non potrei dirglielo, però adesso lei glielo dico. Insomma. Me lo dice? Sì, venga con me. E dove mi porto? Lei venga con me. Sì. Ecco qua. Guardi qua. Sì. Qual è? Guardi, guardi. Ma cos'è? Ma queste sono tutte le sue donne? Sì. Divise per anni, mesi, giorni. È la mia biografia. Ma roba da pazzi. 4 giugno Ingrid. 7 giugno Katiuscia. 12 giugno Assunta. Questa è italiana. Siciliana. Siciliana. Questo era un fuoco, un vero fuoco. Ah, si segna anche dove lo fa. È per non ripetermi. È giusto. Ingrid in piscina. Katiuscia sul lettino dell'infermeria. Assunta sulla plancia di comando. Sulla plancia di comando. Il comandante si era assentato, allora io ho approfittato, ecco, della. Grazie. Adesso però mi deve spiegare come si fa.
passeggeri che tra poco attraccheremo nel porto di Lisbona. Chi è interessato alla visita della città può presentarsi al banco informazioni del Ponte 7. Turbata, signor Redondo, scusi, ma sono arrivate le risposte dell'analisi. Ah, scusi. Quale analisi? Di Barcellona, quelle di Juan. Ah. Che faccio, apro? Sì. Apro lei. No, io no, perché devo aprire lei? Apro io. Apro. Scusi, apro perché lei. Sono tanto emozionata. Allora, aspetti. Queste sono le analisi. E quello cos'è? E queste sono le analisi di Pietro. Adesso io devo confrontare i valori. Vede, se quelli evidenziati corrispondono, allora vuol dire che Juan è il padre di Pietro. Che emozione. Mi dia la mano. Sì. Questa con questa, cosa? No! Sì. Juan non è il padre di Pietro. Ah, meglio. Chissà cosa ci aveva trovato in quello lì. Dunque, adesso ha una certezza. Il padre di suo figlio è quell'avvocato francese di Palma de Mallorca. Come si chiama? Louis Jouet. O forse... no. Come forse no? Forse Louis Jouet non è il padre di Pietro perché quell'estate di 12 anni fa... Ma non mi dica che... Sì, c'è stato un altro uomo a Palermo, Carmelo. Carmelo di Palermo? Ma sembra una barzelletta, sembra. Lo so, sembra una barzelletta, ma invece la realtà c'è stato anche Carmelo. Sa, signor Raimondo, io quell'estate di 12 anni fa ho vissuto un periodo di grande confusione, ecco. Confusione la chiama lei, eh? Diciamo di grande allegria. Ecco, questo è il sito dello studio dell'avvocato, guardi. E questo chi è? Louis Jouvet. Le sembra calvo? Caccia la miseria. Il studio dell'avvocato Jouvet, dica me. Senta, sono il signor Vianello. Può dire all'avvocato che sto arrivando? Muy bien, signor, se lo dico enseguida. Grazie. Grazie, signor, hasta luego. Buongiorno. Buenos días, adelante. Ah, grazie. Mi raccomando, non si muova da qui per nessuna ragione al mondo. Brava, Sandra. Voglio proprio vedere cosa fa. Ah, buongiorno. Buongiorno. Piacere, Luigi. Ti sei. Grazie. Allora, a cosa devo l'onore di questa visita? Ma io vorrei da lei un consulto, diciamo, legale, però. Ascolta. Vedi, io sono, lo vede, non so, ho pochi capelli, sono quasi calvo. Sì, e per me è un grosso problema perché non è l'unico mio difetto. Se mi ha osservato bene, sono anche un po' curvo. Boh, ma non ci ho fatto la tensione. Il mio sogno, oltre a quello di avere una moglie giovane, bella, e è sempre stato quello di avere una bella capigliatura. Che i miei capelli fossero belli folti, non so, mi lasci pensare un po' come i suoi, un po' come i suoi capelli. Ma che cosa fa? No, scusi, mi era preso una specie di
di invidia, ma il fatto mi fa rabbia, capito? Perché un medico mi aveva promesso che il trapianto avrebbe ottenuto lo scopo. E invece, come vede, insuccesso totale. Ho compreso. Io, lei vorrebbe fare causa all'istituto che ha fatto la... Oh, il trapianto? Sì. Abbiamo qui una sentenza di qualche tempo fa. Sì, io volevo dei capelli come i suoi. Io volevo. Questo è bello folto. Questo è folto. Ecco qua. Ecco, beh, questo è folto, vede? Sì. La differenza è che il capello folto è folto. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Non so. Tanto lei causa non me la può fare. Ma no, perché cosa? La perderebbe, capito? Per un capello. Ma che causa vuol fare? Ma scherza. Grazie, arrivederci. Eccolo qui. Arrivederci, ma... Completamente persona. Se lo fermo un po'. Eccolo! Nascondiamoci! Por favore! Laboratorio di analisi genetico Avenida Francisco Vidal. Ancora un laboratorio di genetica. Ma è un mistero! Ma no! Il mistero è come torniamo alla nave. Ci ha fregato il taxi ancora. Oggi semifinale del torneo arabo. Oggi semifinale del torneo arabo. Sì. Ecco qua. Ma come non cambia? Non cambia ancora. Ma porcaccia la miseria, ma qui. Ma qui non funziona niente, mai. Mi tocca andare a chiamare qualcuno, per forza, mi tocca andare a chiamare. Dai teta! Beh, se voi siete contenti, noi siamo contenti. A dopo. Pronto? Signora Sandra. Sì, Sandra, giusto. Dimmi. D'accordo, avviso Nicoletta, arriviamo. Sì. Nelle casse. Ma che ne so? Su, magari cerchiamo. Ha dei documenti, un indizio, qualcosa, insomma. Mi pare possibile? Che non ci sia niente. No. Proviamo nel suo cellulare, forse nei numeri memorizzati troviamo qualcosa. No. Figurarsi. Avrà solo il mio numero di telefono. Avanti, terzino. Sandra, Raimondo non ce l'ha il tuo numero. Ecco, punto. Io non ci capisco niente. Cosa vuol dire andare due volte in un laboratorio di analisi genetiche? Io non lo so. Per esempio, si fanno le analisi di paternità. Raimondo non ha figli, quindi non è per questo. E poi non è mai stato a Barcellona o a Palma di Maiorca. Sandra, tu stessa mi hai detto che avete fatto la stessa crociera 12 anni fa, stesse soste. E allora? Allora c'è già stato. Ma certo, altro che abitudini, altro che pigrizia. Adesso è chiaro perché ha voluto rifare proprio la stessa crociera. Per ritrovare un figlio. No, questa teoria non mi convince. E poi Angela. Cosa c'entra Angela? Questo non lo so, ma lo scoprirò. Lo scopriremo, eh? Lo scopriremo, sì. Gli starò alle costole fino a quando non si tradirà. Dai, usciamo prima che torni. Ah, Nicoletta, attacca il decoder. Certo, questa idea della scarpa, signora Sandra. Cioè, Sandra, mi sbaglio sempre. Ma dico io, ma è possibile che io non riesca mai a vedere niente, eh? Ha provato ad accendere? Ha provato ad accendere? Ma cosa mi prende in giro? L'ho preso per un perfetto deficiente. Eccoli! Pallone in mezzo, c'è l'uscita. Visto? Brasile, ho provato ad accendere, si è acceso. Allora, io farei un bel brindisi. Sì, un brindisi alla signora Sandra e a Raimondo. Sì, grazie. Naturalmente, a me e a te, non ti sono. E anche se io preferirei invertire i ruoli. Sì, certo, proviamo una grandissima invidia per il dottor Cressi, anche se è irraggiungibile, eh. Ma vi conoscete da molto tempo? Da ieri pomeriggio. No, amore, no. Intendeva dire io e Carlo.
Sì, no, io e il dottor Cressi ci conosciamo da una vita. Hai capito, Raimondo? Sì. Ci sono altre persone che si conoscono da una vita, oltre a noi due. Meno male. Saranno 20 anni. Sì, è più o meno da allora che facciamo questa tratta. Ma la nave si chiamava in un altro modo. Aurora. 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 La nave si chiamava Aurora. Ed è stata anche la mia prima nave. Davvero? Bravo. Comandante, signor Vianello. Signora Sandra, guardi qua. Splendida. Ve le farò avere. Pietro? Pietro! Ciao, Luca. Ciao, Carlo. Buonasera. Ciao. Ciao. Oh, beh, a furia di lavorare insieme poi si rimane amici, anche se qualche persona ogni tanto si perde di vista, così come è successo con Angela. Ma perché vi conoscete? No, ecco, allora, lei era su questa nave, anche lei, e si occupava delle relazioni con i passeggeri. E c'era anche 12 anni fa, quando abbiamo fatto la crociera io e mio marito? Ma certo che c'era, ma perché Raimondo non se la ricorda? Chi? Angela. No, veramente no, non... Ciao. È Angela. Eccomi qui, scusa, No, figurati. Scusami. Ma tu capisci, che 12 anni fa Raimondo ha avuto una relazione con Angela? Lo capisci? Sandra, scusami, Ma tu stessa mi hai detto che durante quella crociera Raimondo non è mai uscito dalla cabina. Magari era la cabina di Angela, no? Quel porco schifoso. Ora, a parte il porco schifoso, cosa c'entrano Palma, Barcellona, le analisi genetiche? Oh, lei è rimasta incinta. E ha chiesto a Raimondo di riconoscere il figlio. Lui sta facendo gli accertamenti. Ma proprio in crociera? No. E poi non so, Angela è così... Così... Come dire? Come dire? Guarda, vado a dirglielo io in faccia. A quella lì, come dire? No, aspetta, scusami Sandra. Ragioniamo. Ma io ti conosco. Ma tu sei Sandra Mondaini, quella che fa... Che barba che noia, che barba che noia, che barba che noia. Ma come ti chiami? Pietro. Raimondo, pensieroso? Sì, stavo pensando di andarmene a letto. Io volevo tanto ringraziarla per tutto quello che sta facendo per me. No, per tutto quello che ho fatto per lei, perché la cosa mi sembra che sia finita adesso. Speriamo di sì. E sei figlio di? Angela. Papà, come si chiama papà? Papà, non lo conosco. Ah. E ti piacerebbe conoscerlo? Certo che mi piacerebbe, non vedo l'ora. Ma ho anche un po' di paura. Vieni qui. Senti, Pietruccio, quanti anni hai? 11. E quando li hai compiuti? Il 27 marzo. Ah, 9 mesi dalla crociera. Quale crociera? No, niente, niente. È un po' il mal di mare che mi fa straparlare. Dimmi una cosa. Per esempio, ti piace il calcio? Certo che mi piace. Ho anche l'abbonamento allo stadio. Ah, proprio come tuo... Vedi che straparlo, come Raimondo, che non c'entra niente. Beh, stai dritto, no? Sennò da grande poi ti viene la gobba, Adesso devo andare in un posto, devo uscire perché, sai, c'è un posto bellissimo su questa nave, la sala macchine, dove ci sono le turbine. E dove vai di bello? Nella sala macchine, dove ci sono le turbine. Ma scusa, ma è aperta ai passeggeri? No, però io so come ci si entra. Ciao. Ciao, amore. Vado. Mi raccomando, è un segreto. Stai tranquillo. Pietro? Che c'è? Ma dove stai andando? È quasi ora di dormire. Dai, vieni, vieni, per piacere, vieni.
Scusi, sa. No, Ma devo fare una cosa. Perché devi fare un segreto? No, è che devo andare. No, fermi così. Facciamo una bella fotografia, eh? Sì, tutti assieme. Raimondo, permette una foto, così, eh? Un bel sorriso. E sembrate proprio una bella famigliola, eh? Ecco fatto, arrivederci. Pietro, ma dove vai? Scusi, grazie. Le do un bacetto della buonanotte. Che buon profumo. Le piace? Ma come elegante. Che succede? E prendi questo. Ma questo ma è questo pure. Oh, che è? Ma si può sapere che hai? Ma Satana, sei matta, sei. Forse, ma tu sei un parco. Ma cosa dici? Poi abbassa la voce, qualcuno potrebbe sentirci. No, ma che me ne importa? Ma che hai? Si può sapere? Le corna. Ecco quello che c'ho, maiale! Ma come corna, maiale? Ma mi vuoi far capire di cosa parli? Di te e di quella svergognata. Ma chi? Quella svergognata di Angela. Angela, ma che c'entra Angela? Non c'entra niente. A quest'ora. Torna dalla tua Angela e non farti più vedere. Capito? Sì! Sandra, non basta! Devi smetterla! Io non ti permetto! Per favore, silenzio, per cortesia, fare. Dobbiamo dormire! Dobbiamo dormire! Per favore, qui siamo in vacanza, dobbiamo dormire! Sì, anch'io! E allora perché non ci va? Comandante! Comandante, c'è il signor Vianello che la sta cercando. Sì, ci penso io. Raimondo, come mai qui? È successo qualche altra cosa? Problemi di lavanderia? No, ho l'impressione che questa volta debba veramente dimostrare che lei è il miglior amico dei passeggeri. Mi dica. Deve trovarmi un posto per dormire. Ah, ma se c'è qualche problema in cabina possiamo sempre mandare qualcuno. Ma qual è l'inconveniente? Mia moglie. Come? Mia moglie. Ma non da adesso, ormai sono 40 anni che ce l'ho in casa. Ma io però non ho capito. La colpa è mia. La colpa è mia perché se io mi fossi fatto gli affari miei. Ah, ma quello l'amore si posa dove vuole lui. Ma cosa sei? Ma che c'entra l'amore? Ma io ho aiutato Angela invece di fregarmene. Angela? Angela. E che c'entra Angela? No, mi scusi, Raimondo, ma un comandante deve sapere tutto quello che accade a bordo della sua nave, eh? Sì, 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 ma è una storia talmente assurda. Pensi che non sa chi è il padre di suo figlio. Ah, non sa chi è il padre. E lei che c'entra? C'entro, figurati, Sandra, si è messa in testa che ho una relazione con Angela. Beh, ma non è così. Ma no, che cosa ridicolo, non ci si mette anche lei. Adesso mi ritrovo qua col fagotto in mano e sì, no, senza ma... sapere dove devo andare a dormire. Ma questo non è un problema, stia tranquillo. Vidiello, scusa. Sì? Scusami. Subito. Dunque, il dottor Vianello deve cambiare cabina. Dove lo facciamo dormire? Da nessuna parte. Da nessuna parte? Come da nessuna parte? La nave è completa. La nave è completa? La nave è completa, accidenti. Complimenti. Molto bene. Prego. Grazie. E beh, per questa notte si deve accontentare della cabina equipaggio. Poi speriamo che domani si riappacifichi con sua moglie. No, speriamo di no. Forse una volta buona. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Che? Buono! Dico, io voglio dormire, lasciatemi in pace, no! Signor Vianello,
Signor Vianello, si sveglia, signor Vianello. Sì, che è successo? Siamo arrivati a Palermo. Chi se ne scusi? Ma c'è sua moglie che vuole lasciare la nave. Così lascia libera la cabina. No, che cosa ha capito? Vuole proprio andarsene a casa. Vuole andarsene a casa? Sì. Pazienza. Ma dove andate con quel buco lì? Dove andate? Raimondo, buongiorno! Sì, buongiorno! Lo sai che il dottore mi ha dato il permesso di scendere? Ah sì, meno male, mi scusi, ma io adesso ho un po' da fare. Senta, ma lo sai che l'appuntamento con Carmelo? Ah, beh, almeno mi tolgo questo disturbo io. Se ci penso lei a Carmelo, meno male, va. Senta, io ho un altro incontro sgradevole che mi aspetta. Va bene, allora vado. Ma sì. Non mi fai in bocca al lupo? Sì, in bocca al lupo! Crepi! Il lupo! Crepi? Ah, sì, no, pensavo al lupo. Crepi. Dove è andata? Sandra! Ma cos'è questa sceneggiata? Sto morendo di freddo. Torno a casa. Così potrei fare in quei porci comodi. A Barcellona, a Palma de Mallorca. O dove ti pare? Ma sei fissata con questa storia? Io a Barcellona sono andato da Juan, che avrebbe potuto essere il padre di Pietro. Mamma, io non ci voglio venire da Carmelo. Amore, e che me lo dici adesso, eh? E siamo scesi dalla nave, abbiamo preso un taxi, stiamo andando. Non eri tu che volevi conoscere tuo padre? Sì, ma adesso non ne ho più voglia. Pietro, io lo so che è difficile, però abbiamo deciso di fare questo viaggio proprio per questo, eh? Che dici? Angela, ma che piacere vederti. Quanto tempo. Ma vedi che sei bella, come sempre. Grazie, non esagerare. Tu piuttosto, sei sempre lo stesso. Lascia perdere. Lui è tuo figlio? Piacere, mi chiamo Carmelo. E lui Pietro. Carmelino, e andiamo con queste cose qua. Scusate, ma intanto accomodatevi, arrivo subito. Prego. L'avvocato di Palma de Mallorca, stessa storia, è un altro dei possibili padri del ragazzino, no? Lui ha avuto una relazione con Angela, non io. Quante volte te lo devo ripetere? Non mi convincerai mai. Porco? Porco, sempre. Grazie. Ma ti ricordi quella volta che la nave se ne stava partendo e io stavo rimanendo sopra? Che salto che dovete fare per scendere, manco un canguro. Sei sempre stato simpatico. Grazie. Pietro, amore, adesso andiamo, E ti ricordi quella volta invece con la bicicletta? Io parto? Io vado a casa mia, io prendere l'aereo. Io volare. Tu non capisci che quella lì è stata con tutti, ma non con me. Adesso sta al terzo uomo di quell'estate lì. E si chiama Carmelo, lui si chiama, non Raimondo. Carmelo. Sì. No, Raimondo. Cameriere? Subito, eh. Carmelo, scusa, la nave sta partendo e devo dirti una cosa molto importante. Pietro, è tuo figlio. Raimondo, ti telefoneranno i miei avvocati. Tu intanto prepara un bel libretto di assegni
per gli alimenti che mi dovrei dare. Sai che ti dico? Brava Sandra, hai preso una saggia decisione. Ah, che stupida. Che? Un'altra cosa, sì. Trovati un posto dove stare, perché la prima cosa che farò quando arrivo è cambiare la serratura di casa, capito? Tassista? All'aeroporto! Grazie, all'aeroporto. Raimondo! Raimondo, non trovo più Pietro! Che penso Pietro? Carmelo, ma come si apre questa porta? Sei ingastrata, aspetta! Raimondo, ma dove può stare? Ecco. Raimondo, non lo trovo più! Tu fai il percorso inverso, forse lo trovi per strada! Subito, Raimondo, dove sta? Pietro! 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 Ripetiamo, indossa una t-shirt, uno svanicato blu, pantaloncini corti, si chiama Pietro, ha gli occhiali, ha 11 anni. Allora? Grazie. No, Angela, mi dispiace, Pietro ancora non l'hanno trovato. Abbiamo avvertito la polizia di Palermo. Grazie, Carlo. Comandante, siamo pronti a salpare. Cosa devo fare? Vi aspetto un attimo. Sì, aspettate a dare l'ordine della partenza, tanto poi recuperiamo in navigazione. D'accordo, comandante. Grazie ancora. Raimondo, ma dove può essere? Voi capite, io non posso ripartire senza Pietro. Io forse so dove si trova Pietro. Pietro! Ciao! Sapevo di trovarti qui. Ah, hai fatto preoccupare tutti. No, sono tutti che hanno fatto preoccupare me. Sì. Pietro! Guarda che lì, vai. Mi hai fatto morire di paura. Non lo fare mai più, hai capito? Mai più ti devi allontanare senza dirmelo. Hai capito? Sì, ho capito, ma in fondo non ho fatto niente di male. Sono tornato sulla nave, no? Hai visto che sballo le turbine, vero comandante? Quindi ti piacciono i motori delle navi? Vieni, vieni. Vieni a vedere la plancia di comando. Quella sì che è uno sballo, vieni. Vai, amore, vai. Brava, Sandra. Raimondo, forse ho sbagliato a portarmi Pietro all'appuntamento. Questa ricerca è una prova troppo difficile per un bambino. Sandra, grazie. Lei mi ha fatto uscire da un incubo. Posso abbracciarla? Ah, abbracci qualcun altro, ce l'ho pure vicino. Ma Sandra... Sì? So benissimo cosa c'è tra lei e Raimondo. Tra me? Raimondo, ma che cosa le salta in mente? Ma lei dica qualcosa! È tutta la mattina che ci provo. Sandra, io non lo so come sia nato questo equivoco, ma le giuro che si sta sbagliando. Le sto dicendo la verità. Sì. Tra me e Raimondo c'è soltanto una semplice conoscenza. Glielo giuro. Su Pietro. Mi deve credere. Semifinale del torneo di Curraco al Savannah Bar. Semifinal di Curraco Tournament. Adesso io so chi è il padre di Pietro. Carmelo? No. No, mi ha detto che non può avere figli. Che è sterile. E lei ci ha creduto, ma quello si è inventato una palla. No, mi è sembrato sincero. No. A parte che mi ha detto che mi manderà tutta la documentazione medica del suo stato. E poi ha insistito tanto per l'adozione di Pietro. E ha detto addirittura che era un segno del destino. Non lo so. Io gli credo. Quindi se ho capito bene, Juan è stato escluso dal risultato delle analisi. Carmelo è stato eliminato a causa della sua sterilità. Per esclusione, il padre di Pietro è l'avvocato Louis Jouvet. Louis Jouvet? Buono quello. Comandante? Sì, è stato proprio interessante. Non so. Ah, nel trambusto per Pietro si sono dimenticati di darti questa busta. Grazie.
Sono le analisi di Palma di Maiorca, quelle dell'avvocato Giovì. Adesso avrai capito anche tu perché sto facendo questa crociera. Ma non l'apri? No. Il risultato lo so già. L'avvocato è al corrente della situazione, sì. L'ho chiamato stamattina. Mi raggiungerà tra 2 giorni, quando ci fermiamo a Istanbul. Ma questo avvocato Giovì è o è stato importante per te? È stata l'avventura di una notte, io quasi non mi ricordo di lui. Non rappresenta niente per me. E allora che cosa ti aspetti da lui? Non lo so, davvero. Non so neanche con quali intenzioni arriverà. Oggi al telefono non mi sembrava contento di quello che gli stavo dicendo. Comunque, se dovesse rifiutarsi di riconoscere Pietro, allora userei questa. Ah. E speriamo... Speriamo che sia sincero, allora. Il sole, il mare, tu. Scusa, devo andare. Il mare, il sole, tu. Sbagliato. Si avvisano i signori passeggeri che tra poco atterreremo nel porto di Istanbul. À quelle heure nous avons l'avion pour le retour? 2 heures, monsieur. Merci. Ah, era proprio necessario accompagnarlo. Guarda che Angela ti ha salvato la vita. E ora lei ha bisogno di noi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bonjour. Bonjour, Angela. Toujours en forme, eh? Sempre bella. Grazie. Certo, è strano rivedersi dopo tutti questi anni e poi in queste circostanze. Io sono venuto con 2 assistenti del mio studio legale. Chi sono le persone che tu hai portato con te? Ah, scusa, non te li ho ancora presentati. Sono dei cari amici. I signori Vianello, la signora Sandra e il signor Raimondo. Enchanté. Enchanté, enchanté anche per me. Enchanté, monsieur. Ma forse io lei... L'ho già vista da qualche parte, no? E a me? Beh, ma accomodati. Prendiamo qualcosa, eh? Sì, volentieri, grazie. Allora, cara Angela, io e i miei collaboratori abbiamo analizzato la questione. A dire la verità, io sono abbastanza perplesso perché, parliamoci chiaro, non t'avevo conosciuto qu'une fois, hein? Abbiamo stato insieme soltanto una volta. È vero. Ma può succedere, no? È più probabile che un uomo nella mia posizione possa fare gola a molte donne. Ma non capisco. Non capisco che cosa tu stia dicendo. Oh, via, noi giriamo intorno alla questione, no? Una ragazza madre non ha una vita facile. Lo so che non ha una vita facile, ma io in tutti questi anni non ho chiesto niente a nessuno. E se sto facendo quello che sto facendo, lo faccio perché Pietro mi ha chiesto di conoscere il padre. Oh, via, non venire fuori con la storiella del bambino che cerca il papà perché, guarda, io non mi lascio commuovere, eh? Lui? Ma tu sei il padre di Pietro! Questo è tutto da dimostrare. Io ho intenzione di oppormi alla tua manovra. Ho una reputazione da difendere. Alla tua reputazione 12 anni fa non ci hai pensato, eh? È solo un problema della donna. Se poi tra 2 persone nasce un bambino. Che io sappia, certe cose, se mi ricordo, si fanno in 2, vero? No, io non me lo ricordo più. Già compri, siamo diventate femministe, eh? È tipico di quando invecchiate, diventate acide. No, si sbaglia perché Sandra, mia moglie, è nata acida, sempre fin da bambina è stata acida. Ma tu da che parte stai? Ascoltami. No, Ecotuma, ascoltami, Angela. Che cosa vuoi fare? Vuoi incastrarmi? Sei sola e hai problemi economici? Non sarò certo io a farmi fregare da un imbrogliona. Imbrogliona? Ma lei come si permette? Mi permetto. Non mi importa cosa pensi di me. Lo faccio per nostro figlio. Mi hai il diritto. Anzi, se la pensi così, agirò per vie legali. Oh, passerà chissà quanto tempo prima che tu riesca a ottenere il mio test di paternità. Chissà se importerà ancora tuo figlio. Invece ti sbagli. Il test ce l'abbiamo già, carino. Qua? Sì. Se lo ricorda il suo capello...
Ecco, queste sono le tue analisi genetiche. E queste sono quelle di nostro figlio. E adesso che mi dici, eh? Je ne suis pas le père de ton fils. Non sono il padre di tuo figlio, come supponevo. Sei una persona meschina. E ringrazia cielo che non ti presento il conto delle spese che ho sostenuto per arrivare fino qui, eh. Mi fai pena. J'ai de la compassion pour toi et prêtez à moi. On y va. Ha proprio un diavolo per capello. Ma cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Non esiste nessun quarto uomo. Sandra, ma te lo giuro, non ho avuto nessun'altra storia quell'estate. Ma come? Non lo sapevate? Ma per Marco, i bambini li porta la cicogna. Allora il padre deve essere Carmelo, no? Ha ragione Raimondo, ti ha mentito. No, non mi ha mentito. Ha mandato tutta la sua documentazione, ecco qua, per fax. Carmelo è sterile, non può avere figli. Angela, calmati adesso, eh. Calmati, respira. Angela, è possibile che non ti ricordi proprio niente? Deve essere un particolare, una di quelle cose che col passare del tempo ti sembrano insignificanti. Ma tu lo sai, voi lo sapete. In crociera si fanno sempre le stesse cose. Divertimento, sport, spettacolo. Ma no, dai, non ci credo che ogni crociera è identica all'altra, dai. Hai ragione. Ogni tanto si cambia qualcosa, che ne so. Il ballo in maschera. Giochi senza frontiere. In quel particolare periodo di agosto si fa la classica festa di Ferragosto. Sì. E anche quell'estate ce ne fu una. Che? Fu una festa classica di Ferragosto, ricchi premi e cotillotti, dove tutti ballano, fanno il trenino e mi lasciai coinvolgere. Ho bevuto un bicchiere, due, e mi sono presa una sbronza pazzesca, l'unica della mia vita. Ma sbronza com'era, avrà incontrato un uomo e eccola là. Combinato il guaio. Ma chi è questo qualcuno? Chi è? Ma chi? Chi è? Chi hai conosciuto quella sera? Ma nessuno, ma chi ha conosciuto? La verità, Sandra, è che io non mi ricordo niente. Ero troppo ubriaca. Daranno il via all'esercitazione di salvataggio. The seven whistles of our commander will start safety drill. Non c'è nessuno, però fate in fretta! Da adesso abbiamo un quarto d'ora. Allora, dobbiamo entrare nell'archivio. Ecco, dovevamo immaginarcelo. Beh, scusate, ci dovrebbe essere una password o qualcosa del genere. Già, allora io conosco alcuni dati del comandante. Proviamo il suo nome di battesimo. No. L'indirizzo. No, ecco, siamo rimasti bloccati. E ora? Ma sarà un nome, no? Un parente, qualcuno così. Figli non ne ha. Ma potrebbe essere un nome di qualcuno a cui tiene, una fidanzata o la madre. Aurora. Ma cosa ne sai tu che la mamma si chiama Aurora? Cosa ne è sai la sua tu? Prima nave, capito? È sicuro che la password, io conosco i marinai, sono di famiglia proprio, di Marina, mio padre, mio ragno. Vabbè, proviamo. Sì, proviamo. Auro. Tombola! Sì. Tombola! Bravo, papà ammiraglio, bravo. Allora, ecco qua, siamo entrati. Allora, la nave, orchestra, fatto. L'anno 1996. No, vabbè. Sono 2000 passeggeri e 971 membri di equipaggio. E ora che facciamo? Eliminiamo le donne. Ha ragione. Fatto. Adesso i bambini. Sì. Eliminiamo i vecchi. Ma qual è? Ma che elimini i vecchi? I vecchi vanno benissimo. Ce ne sono
I gagliardi a tutta l'età. Vediamo un po'. No. Sono rimasti 1472 persone. Che ci vuole? Sono sparpagliate in 5 continenti. Sarà uno scherzo rintracciarli tutti. Mi è passata presto la voglia di fare le detective, vero? No, anzi, Nicoletta ha avuto un'ottima idea. Almeno così Angela si rilassa un po', no? È possibile che non ti viene in mente nient'altro, ma nient'altro di quella sera. Ma ragazzi, io non mi ricordo assolutamente niente. Mi ricordo soltanto che mi sono alzata con un gran mal di testa. E se Luca non mi avesse fatto l'iniezione, io veramente non sarei riuscita neanche ad alzarmi dal letto. Quindi, senza iniezione, tu non ti alzavi neanche dal letto? Sì, sì, che non mi ricordo niente. Mi ricordo soltanto queste immagini. La cabina, l'iniezione, Luca. Ecco, a questo punto direi Sandra, Angela, forse è il caso di arrendersi, no? Ma ragazze, non lo capite? Luca Cressi, il dottore di bordo, il playboy, il gigolò. Sì, lo sappiamo com'è. Però, che dire, Giulia, Sandra ha ragione. Ma non vi viene in mente, non riuscite a fare uno più uno. È lui il nostro uomo. Ma no, dai, va bene che Luca è sempre stato un provolone, ma figurati, ci ho provato con tutte e ci ho provato anche con me. E poi comunque io non gli ho mai concesso nulla, Lo sapevate che il dottore segna su un quadernetto tutte le donne che seduce? No. Cosa? Sì, sì, io gliel'ho detto che è una fissazione ridicola la sua. Dove lo tiene questo quadernetto? Dove lo tiene? In un cassetto dell'infermeria. Perché? Questo veramente è contrario ai miei principi etici. Io ve l'ho detto, sono contraria. Cerchiamo, cerchiamo. Del piano. Raimondo, accenda la luce. Era lì nel cassetto. Niente, qui non c'è niente. È inutile cercare ancora, potrebbero scoprirci. Andiamo via, no? Ma dai, diremmo che eravamo venuti per il problema alla caviglia di Angela, no? Facciamo in fretta, su. Sento che arriverà qualcuno. L'ho trovato. C'è un elenco di nomi. Mamma mia, ma questo ha segnato tutto, il luogo, la data, ma quanti nomi! Teresa, Luisa, Serena, Isabella, Claudia, Claudette, Marisa, Sandra. C'è anche Sandra? Allora sono tutte palle, guarda. No, Sandra di Fucecchio, ma guardate quanti nomi! Kimberly, Jane, Marta, Fulvia, Lola... Ecco qui, il 15 agosto del 1996 era con Giulia, l'istruttrice di fitness. Giulia, tu! Che male c'è? Era la mia prima crociera. Il dottore era un bell'uomo. Lo so, ma qua c'è scritto che l'avete fatto dentro la sala fitness sul tapirulano in movimento. Ma come si chiamava la nave all'epoca? Sodoma e Gomorra. Vede, signora Sandra, cioè Sandra, a lei e ad Angela il dottore non è mai stato simpatico, ma le assicuro che se adesso è un bel tipo, 12 anni fa faceva girare la testa, Voglio fartelo vedere. E come fai? Qui sono conservate tutte le immagini dei VIP che sono passati per la nave e anche quelle degli equipaggi storici. Dunque, il 96... Venite con me. 96, il dottor Cressi era... Luca, ecco. Era... Dovrebbe... Guarda, Sandra, c'è anche Raimondo, 12 anni fa. Non è cambiato per niente. Infatti sembrava vecchio già allora. Ma tu dov'eri? Ah, io giocavo a burraco. Comunque questa foto di Raimondo, sapete che è strana? Perché? Come perché? Raimondo tra la gente. Raimondo che beve, Raimondo che fuma. Eh già, Sandra ha ragione. Ma guardate chi c'è accanto a Raimondo. Angela. Proprio lei. Sei tu, ma sono ancora guarda. Con questo ti ho detto che io non c'entravo niente. Sei tu che hai approfittato della povera Angela. Ma non posso essere io, per fare un figlio bisogna essere, avere, capito? Tu allora. Sei il padre Pietro. Il mio intuito non mi aveva ingannato. Quando ho visto i suoi occhi azzurri e i capelli biondi, io andrò di mai. Yeah! Ancora!
Marta e Pola! Marco! Sì, ma ragioniamo, sì, è vero che quella sera io ho ballato, ho bevuto, forse mi sono fumato anche una sigaretta. Ma non sei sempre tu che mi rimproveri di essere un orso, di non vedere mai nessuno? Marco! Sandra, quella serata è stata insignificante, capito? E di Angelo non mi sono ricordato perché non c'è niente da ricordare. Sandra? 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 Ma che fai? Oh! Ma perché? Sandra! Comandante? C'è il signor Vianello che la sta cercando. Eppure? Ancora. Raimondo, di nuovo. Eh già. E perché stavolta? Il quarto uomo. Che meraviglia! Ma porcaccia la miseria, voglio dormire! Si avvisano i signori passeggeri che tra poco attraccheremo nel porto di Atene. Chi è interessato? Raimondo, l'uomo che quella sera ha approfittato di Angela. Incredibile! Anch'io non volevo crederci, ma l'analisi del capello ti toglierà ogni dubbio. Brava Sandra, così mi piace. Saranno pronte tra un paio di giorni. Le riceveremo a Napoli. Ah, bene. Sto facendo chiamare un taxi. Sì. Teneki diatomena taxi. Prospatisse in autopare questo dromo. Dice che le dispiace, ma non ci sono taxi disponibili. Dobbiamo provare a trovarne uno per strada. Guarda come si fa. Ma faremo in tempo a prendere la nave? Ma certo, Sandra. Stai tranquilla. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Eccone uno là in fondo. Vediamo se si ferma. Taxi! Che serio? Sandra, hai visto? Che ti ho detto? Ma comandante, cosa ci fa qui? Ah, io? Voi? Io no. Io avevo una commissione urgente in città che... Prego, prego, a bordo, forza! Grazie. Che se no la nave non parte senza il suo comandante. Ma lo sa, comandante, che lei è il miglior amico dei passeggeri? Visto? Purtroppo, andiamo a porto che è meglio. Grazie. Avete capito, ragazze? Eh sì, Sandra. Giulia, stiamo facendo tardi, dobbiamo andare. Ha già la lezione di Pilates. Senti, Sandra, io sono convinta che noi scopriremo che Raimondo non c'entra niente e che tutto tornerà a posto. Sono fiduciosa. Ma io non ne sono proprio convinta. Vedremo, ragazze, vedremo. Salve, un gelato per piacere. Prego. Grazie. Un bicchiere d'acqua, per favore. Pietro! Quanto ti manca per il gelato? Un po'. Siediti. Ah, siamo anche orgogliosi, eh? E che cos'è questa roba qui che ti viene fuori dalla tasca? Questo? È un videogioco. Ma per me è arabo, scusa, eh? Anche per la mamma. Ma è facilissimo. Vabbè, senti, io mi prendo un gelato. Ti va di farmi compagnia? Sì. E senta, mi può fare un cono doppia panna?
Raimondo? Raimondo, sveglia! Che c'è? Cosa se mi svegli? Per cosa? Lo sai che non mi ero mai accorta che lo stessi in questo modo schifoso? Senti, stammi a sentire, io ci ho ripensato, ci ho riflettuto. Tu che rifletti? Sì, io che rifletto. Oh. E a cosa? Oh, mamma mia, ma come fai a russare anche da sveglio? Ma come fai? Sandra, non sono io, è quello di sotto, capito? Insomma, mi svegli per dirmi cosa? Che ho deciso. Ti perdono. Mi perdoni a me? Sì. Ma non potresti lasciarmi dormire ancora un po'? E perdono tutto, 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 compreso il tradimento, eh. Potrei riconoscere Pietro, tranquillamente. Ma cosa dovrei fare io? Finalmente sarai padre. E io mi accontenterò di essere la zia. Ma quale padre? Ma quale zia? Ma neanche la nonna. Ma lo vuoi capire sì o no che non ti ho mai tradita? In ogni caso, non quella sera. E non con Angela. La metti su questo piano? Quando avremo i risultati dell'analisi del capello, cambierai atteggiamento. Oh, ho capito, perfetto. Quando avrai i risultati, finalmente capirai che ti sbagli. Non sono il padre di Pietro. Vi avvisano i signori passeggeri che tra poco attraccheremo nel porto di Napoli. Allora, apriamo. Sì, sì, apriamo, come no? Non vedo l'ora di finirla con questa storia assurda. Angela, tieni, aprila tu. Signora Sandra. Sì. Io sono troppo emozionata per leggere. Per piacere, sì. Queste, ecco, sono le analisi e questo il DNA di Pietro, ecco, per favore. Va bene. Vai, forza, leggi, che aspetti? Ad alta voce devi leggere, capito? Con calma, Ad alta voce, hai paura? Hai paura della figuraccia, eh? Che fai? Leggi. Ad alta voce? Comunque. Allora, da queste analisi risulta senza alcuna discussione che mio marito è il padre di Pietro. Che stai dicendo? Ma quale, ma quale padre? Ma allora, Raimondo è il quarto uomo. Io... Non lo so, Sandra, non lo so, io non mi ricordo niente, ero ubriaca, però non mi ricordo di essere stata ubriaca fino a questo punto. Come fino a questo punto? Ma come sarebbe a dire? Insomma, io se avessi incontrato un'altra donna me la ricorderei, accidenti se me la ricorderei. Mi scusi, signor Raimondo, senza offesa, non dico che sia l'età, però magari lei all'epoca ha alzato un po' il gomito Sì, per questo lei non si ricorda più niente. Io? Ma figurati, è impossibile, avrò bevuto se no un paio di bicchieri, così. È la scienza che parla. Ma quale scienza che parla? No, io non mi arrendo, non è vero, io non ho fatto nulla. Io sono innocente, capito? Innocente, ecco. Quella sera hai conosciuto Bacco, Tabacco e Venere. Cioè Angela? Beh, io non so che dire, però, Sandra, sono contenta. Certo, ho ancora i miei dubbi, perché io non mi ricordo assolutamente niente. Però sono contenta, perché a un certo punto ho avuto paura di non riuscire a trovare il padre di Pietro. Scusa, Raimondo, ma per caso ti ricordi il mio profumo? 12 anni fa era lo stesso. Senti, senti, Guascon del Madagascar. È lo stesso? Ti ricordo? Ma quale profumo? A parte il fatto che io non sono il padre di Pietro. Stasera posso tornare a dormire in cabina? Un'altra volta, l'ennesimo per noi, ma è un modo anche per festeggiare la fine della vostra crociera, no? Domani arriviamo a Genova. Ah, che peccato, è stato un viaggio unico. Ma speriamo proprio di sì, eh. Ma non in quel senso, zuccone. Ma ci pensate? Esattamente 12 anni fa, in una sera come questa, Angela e Raimondo
Si incontravano. Io ero a quella festa. Lui era vestito di bianco. Ma possibile? Era Raimondo. Quella musica. E ancora lui che viene verso di me. Ecco una delle nostre indistruttibili tradizioni di crociera. La sigla di mezzanotte. Da anni è sempre la stessa. Anche 12 anni fa. Deve essere stata questa. Mezzanotte è partita la musica, i fuochi d'artificio. È vero, il jingle di mezzanotte. Eppure qualcosa devo ricordare. Chi è? Me lo ricordo. Ora mi ricordo che ho incontrato il 15 agosto di 12 anni fa. Davvero? E chi sarebbe? Ah, non certo io. Eh sì, il quarto uomo sono io. Comandante? Ma allora, eri tu quella sera? Sì, e non l'ho dimenticato. Io ero innamorato di lei, ma lei neanche mi degnava di uno sguardo. Colleghi, amici forse, ma non molto di più. Solo una volta, ecco, il tuo sguardo, diciamo così, si è posato su di me. Ed è stato proprio la sera di quel 15 agosto di tanti anni fa. Ci incontrammo proprio qui dove siamo ora. Eri ubriaca, ma bellissima. Poi accadde qualcosa. Qualcosa che non era mai successo prima. Una notte bellissima, ma breve. Il mio turno di giovane ufficiale cominciava ben prima dell'alba e non fu piacevole abbandonare il tepore di quel letto. Ma il peggio arrivò il mattino dopo. Amore? Sono venuto prima che ho potuto. Tutto era tornato come sempre. Colleghi, amici forse, ma niente più. E non capii se perché non ricordavi nulla o perché non volevi ricordare nulla. Col tempo sei diventata un ricordo, al quale è sempre stato bello ritornare, con nostalgia, ma che piano piano col tempo sbiadiva. Scusate, ma come si spiega che Raimondo risulti essere il padre del bambino? Le analisi parlano chiaro. Perché quella busta è stata scambiata con questa. Che vuol dire? Ma di chi è questa busta? Grazie alle confidenze di Raimondo ho saputo della tua ricerca del padre di Pietro. E allora ho capito tutto. Solo che io volevo consegnare ad Angela una certezza. E quindi mi sono sottoposto a un test del DNA. Ah, per questo l'abbiamo incontrata vicino al laboratorio. Ero appena stato a farmi prelevare il sangue.
Le buste sono state semplicemente scambiate. E allora io ho letto le analisi del comandante al posto di quelle di Raimondo. Signor Raimondo, l'ha scampata per un pelo, eh? Ma io l'ho sempre detto che non c'entrava un tubo con sta roba. Mamma! Mamma, hai visto i fuochi? Che taglio! Amore, ma come parli? Che dici? Beh, erano bellissimi. Comandante, abbiamo una promessa. Certo. Domani la nostra crociera finirà. Oggi o mai più. Ah, ma il comandante ha tante cose da fare. E poi qual è questa commissa? Beh, mi ha promesso che mi farà timonare la nave per un po'. E poi mi devi finire di spiegare che cosa serve quel coso per la profondità e il radar. Ogni promessa è debito. Noi parliamo più tardi, se vorrai. Il coso per la profondità. Insomma, lo avrete capito. La sera mamma e il comandante parlarono un sacco. E anche il giorno dopo, fitto fitto. Poi la crociera era finita e la nave è ripartita. Ma quei due hanno cominciato a telefonarsi e a scriversi. Non la finivano mai. Poi, chissà come, il comandante cominciò a capitare a casa, sempre più spesso. Non ho mai capito come faceva. Intanto il comandante ha iniziato a chiamarlo Carlo. Finché un giorno tutte e due sono venuti a dirmi che potevo chiamarlo papà. Ma io l'avevo capito. Comunque, da quel momento io lo chiamo papà, perché è il mio papà. Non so se mi spiego. Dichiaro marito e moglie. Viva! Comandante, le mie più sentite felicitazioni. Ma sei venuto pure tu a salutare? Ma come pure io, comandante? Io sono il suo vice e io devo essere il primo. Vice, se state tutti qui al timone, chi ci sta? Ah, quasi me ne stavo dimenticando. Con questa storia ho trovato un papà e anche due zii. Bisticciano sempre, ma vuol dire che si vogliono bene. Io questa cosa non la capisco tanto, ma papà dice che quando sarò più grande la capirò. Boh, vedremo. Comunque gli zii mi stanno simpatici. Li ho chiamati zii. Forse è più giusto nonni.